Salve a tutti, sono Avellino. Stamattina ho visto l'impresa di pulizie incaricata da RFI. È un'impresa che io conosco benissimo il nome, ma non posso farlo, sennò potrebbero andarci di mezzo i lavoratori salariati. Ma io me la prendo con i responsabili comunque. Comunque il nome non lo faccio. Allora, vediamo un po' cosa hanno fatto nel mio punto di raccolta, se guardate i vecchi video. Allora, cosa hanno fatto? Allora, questo era il mio punto di raccolta, se guardate i video precedenti. Allora, sì, un po' di roba, circa 50%, 60% l'hanno tirata su. Sono riusciti a tirarla su. Non so se nei prossimi giorni faranno sparire tutto come si deve. Ma la cosa che mi dà più fastidio, adesso mi avvicino, la cosa che mi dà fastidio è che questo binario qui, come vedete, verde, io l'avevo pulito. L'avevo pulito fino a quel ciuffo di erba dove c'è ancora dello sporco sotto, che con il rastrello devo selezionare lo sporco che c'è sotto e spargere tutto qui verde. Allora loro hanno pulito e hanno risparso nel verde, qui, in mezzo alla rotaia, hanno risparso questo schifo. Qui in mezzo al verde, la roba che io avevo accumulato dal filo della rotaia qui al muro. L'hanno risparsa qui, come vedete, tutto materiale tossico, cancerogeno ed eterno, quindi vedete plastica, gomma, polistirolo, ecco, i tappetini delle ferrovie, questi, di gomma. Cancerogeni ed eterni, Hanno tirato sul più grosso, ma quello che mi dà più fastidio è che hanno, io ho accumulato tutta la roba da quella parte, me l'hanno risparsa in mezzo al verde, quindi adesso io mi tocca prendere sta roba qui, e rimetterla ancora a lato. E poi, logicamente, il lavoro non è finito perché sotto qui io avevo accumulato col rastrello da in fondo al muro fino a qui, tutto il materiale che non avevo portato via perché avevo iniziato con mettere su lì il materiale più sporco di superficie, tre sacchi. I sacchi da sopra il marciapiede li hanno nascosti in basso. Allora a quel punto mi sono arrabbiato, ho preso il rastrello e ho tirato su tutto lo sporco che c'era da decenni, accumulandolo un po' qua e qua. Che il lavoro qui non è finito, non è che rimane così, è sotto c'è dello sporco e va spianato qui in mezzo al verde. Allora loro mi hanno risparso lo schifo tossico, cancerogeno eterno. Nel prato, qui nella mezza rotaia dove era verde, hanno portato via circa il 50-60% della roba. Ma che c'è? E poi non solo mi hanno risporcato qui dove ho pulito dal filo della rotaia, che qui c'è il filo della rotaia sotto l'erba. Ecco, da qui in poi avevo accumulato. Molto, con molta precisione, me l'hanno buttata, praticamente me l'hanno risparsa ancora nel verde. Allora, non solo, ma anche qui, logicamente, perché lo sporco finiva qui dove ho il piede io, e andava su verso il muro. Quindi me l'hanno risparso anche qui dove io avevo pulito. Va bene che non pretendo che portino via i pezzi di cemento che sono i residui dei lavori che le ferrovie lasciano nell'ambiente, però come vedete c'è plastica, vetro e sotto c'è altra roba, logicamente, che adesso non si vede perché è sotto la paglia che dopo seccherà. Io adesso col rastrello la tirerò su bene, la rimetto, mi toccherà rimetterla ancora lì e ripulire ancora questo pezzo di binario. Beh, i legni non pretendo che li portino via, i legni li metterò lì in un angolo perché il legno è un materiale biodegradabile, quindi va bene.
ci può stare, anche se sta male in vista, vabbè, le mettiamo lì. Però mi gira un po' i coglioni, scusate la parola, che mi hanno risparso questa merda in un punto qui dove io avevo pulito perfettamente e soprattutto qua. Perché qui era tutto verde, fino a questo cespuglio era tutto verde. Ecco come lavorano, la carlona all'italiana, diciamo, la carlona all'italiana. Io gli faccio un favore accumulando la merda e loro me la raccolgono e poi me la, non so come cavolo, la raccolta, la carlona, e mi hanno addirittura risparso lo schifo in mezzo alle rotaie che io avevo pulito perfettamente. Adesso mi tocca prendere il rastrello, e ributtare la roba. Ancora qui. Questa è la prima cosa che mi ha dato fastidio. Poi dopo faccio un altro video su un'altra cosa che mi ha dato fastidio. Non faccio nome perché sennò questa azienda la rovinerei, ma io vi avviso subito, vi dico che io non mi fermerò mai, perché quando faccio questi lavori li faccio di notte, quando non c'è traffico, quindi io mi assumo le mie responsabilità di quello che mi può capitare, perché non sono nato ieri, ho 57 anni. E conosco bene le ferrovie e l'ambiente, di certo non pulisco i binari di corsa e lo faccio sempre con il giubbotto catarifrangente, in modo che capiscono che non sono un barbone che di notte va in giro lungo i binari. A parte il fatto che di notte non c'è traffico, dall'1:30 alle 4, alle 4, 4 e mezza non c'è traffico, però io almeno se arriva qualcuno ho il giubbotto, anche treni cantiere, treni che controllano le linee. Sanno che sono visibile e non sono uno che va in giro a caso per fare qualcosa di male, diciamo, ecco. Va bene, comunque adesso questa è la prima parte del video che mi ha dato molto fastidio. Adesso vediamo i prossimi giorni, ma tanto qui di roba ne arriverà ancora perché non mi fermerò mai, eh. Vediamo il lavoro che hanno fatto sul binario 3 e poi vi faccio vedere una cosa che mi ha dato molto fastidio. Grazie della visione e salve a tutti.